Nasce il gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. Sarà composto per ora dai tre consiglieri del PDL, Paolo Gatti, assessore regionale alle politiche sociali, Emiliano Di Matteo e Luca Ricciuti. L'adesione dei tre e l'annuncio del gruppo in consiglio regionale sono stati effettuati questa mattina a Pescara nel corso di un evento al quale ha partecipato l'onorevole Marco Marsiglio, inviato dall'ex ministro Giorgia Meloni, che è uno dei leader del movimento insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Ascoltiamo Di Matteo e Ricciuti. Oggi diamo vita quindi alla formazione del gruppo consigliare Fratelli d'Italia, che è la logica conseguenza della decisione che abbiamo maturato in queste settimane di aderire e di partecipare da protagonisti a questo nuovo movimento che amplia l'offerta politica all'interno del centrodestra. Per noi rimanere nel centrodestra era una prima prerogativa, unitamente a quella di continuare a far parte di una maggioranza in regione di cui siamo stati comunque protagonisti e dei cui successi abbiamo contribuito in qualche modo a determinarne appunto i risultati. Naturalmente questa decisione nasce anche però dalla considerazione che le decisioni prese dai vertici Nazione del Popolo della Libertà, soprattutto in questi ultimi mesi e in particolare in riferimento alla mancata effettuazione delle primarie, hanno determinato in noi la volontà di una distinzione rispetto a un modo di vivere e di intendere la vita di partito che evidentemente non ritenevamo più consona. Per quanto ci riguarda, la partecipazione della base non può essere limitata soltanto al momento elettorale, ma deve essere continua e un rapporto che non deve mai interrompersi. Crediamo in una politica partecipata, crediamo in una politica che coinvolga i militanti sempre e riteniamo tra l'altro che questa debba essere una prerogativa in particolare del centrodestra. Non ci sta bene andare al rimorchio di iniziative fatte da altre forze politiche e doverle in qualche modo copiare o addirittura, come è accaduto purtroppo, non essere nemmeno in grado di copiarle. Questo è uno dei motivi per cui nasce Fratelli d'Italia. Siamo convinti che questo movimento possa avere tanto spazio all'interno del centrodestra, possa probabilmente permettere di recuperare una parte di elettorato che non ha più fiducia nel Popolo della Libertà e che magari non sarebbe andato a votare o peggio ancora poteva esprimere il proprio dissenso con un voto di protesta. Ecco, noi riteniamo di poter dare nuovamente voce e risposte a questa fetta di elettorato e siamo altrettanto convinti che nel tempo Fratelli d'Italia prenderà consistenza numerica, avrà successo elettorale fin dalla prossima tornata delle politiche e rappresenterà una importante componente all'interno del centrodestra. Costituiamo oggi il gruppo di Fratelli d'Italia, è importante perché è un'articolazione nuova sul territorio che potenzierà sicuramente il centrodestra nel segno di continuità di quell'esperienza, l'esperienza del governo Chiodi in regione e più in generale il governo del centrodestra nazionale. Sull'Aquila sarà importante, adesso vedremo di candidature in politica, finalmente cercheremo di andare a riconquistare il cuore della gente di centrodestra anche nella nostra città, nella nostra realtà che è stata in qualche maniera delusa anche dalle esperienze precedenti del centrodestra.